E signori, benvenuti nella parte numero 5 di questo Watch Dogs 2. Continuiamo con questa serie di missioni del Driver San Francisco. Oggi tocca a Live ID. E allora, andiamo. Ecco il veicolo. Ed è così. Sarà prima di 6, ovviamente. Niente da aggiungere. Ehi, sei la stella di internet. L'intrepida Liv. Esatto. Voglio il mio autista preferito nel prossimo video. Stavolta che cosa hai in mente? Che tipo di video? No, perché sei un pochino sus, fatelo dire. Ok, adesso abbiamo una stella. E cerchiamo di fare le cose come vanno fatte. Ok, 1,87, potevamo fare meglio, onestamente. È il momento di scatenare l'anima intrepida. Con me, l'intrepida Liv. Vabbè, qua ci sono le scale, non sarà un gran salto. Hai talento! Siamo sempre una stella. Qua sicuramente tipo ci sarà lo schizzo da 1 a 3. Sicuramente, me lo sto aspettando. Scusate, mi sono appena svegliato. E capite com'è la faccenda. Bel salto! Infatti, siamo a 2. Vedrete che salti in giro per San Francisco. Stunt da paura. Questa è l'emozionante cartolina di San Francisco dell'intrepida Liv. Che classe! Grazie. Quante visualizzazioni l'ultimo video? Da panico! Cioè, abbiamo superato il milione! Complimenti! Vabbè, oh, buono. Però qua mi sa che mi serve una piccola rincorsa, forse? No. Niente, non ci fanno più saltare. Adesso sì che ci fanno saltare. Quindi facciamo le cose fatte bene. Piccola rincorsa, discesa se non passa nessuno nel mezzo a rompermi le balle. Facciamo un bel salto. A quanto pare hai scoperto la ricetta per il successo. Ok. Guarda, non sono proprio il tipo che si vanta, ma sì, ovviamente grazie anche a te. Per avere un canale che spacca, devi stabilire un contatto col pubblico, essere credibili. Io, ragazzi, sarò stupido, ma ci sto trovando un sacco di doppi sensi in tutto ciò che dice. Bel salto! 4 stelle, dai, non possiamo guidare, volare, anche andare. Non possiamo fare 4. L'ultima rampa mi sa che è al parco e va colta come si deve. Comunque lo schizzo è stato da 2 a 4 sto giro. Via. Speriamo. Hai talento! Non ancora. Lì. Ragazzi. Grazie per 4 stelle. Me lo immaginavo, non so perché. Peccato. Vabbè, comunque non siamo, cioè non abbiamo fatto proprio schifo. Poteva andare peggio. Siamo saliti a 33 stelline e siamo solo al secondo video, insomma. È 50 l'obiettivo, quindi io penso che continuando così ci siamo tranquillamente dentro. Vabbè ragazzi, 5. Allora andiamo alla punto seconda. 2 ragazzi, la seconda missione Driver San Francisco di questo episodio, e si chiama Ok, di nuovo in gioco. Get back in the game, come direbbe un afroamericano. Me la segno un secondo. E andiamo, ragazzi, a prendere il cliente. Questa cosa che ce la scende dalla macchina è terribile. È vero che si possono anche attivare dal telefono, quindi buona. Ehi, mister! La partita inizia fra mezz'ora, che ci fa qui fuori? Johnson è sparito. Merda! Come annientiamo Los Angeles senza il lanciatore? No, non si baseball. Secondo lei dove sta? Un'idea ce l'ho. Ah, questo è lo stadio, ok. Vado a cercare, ok, perfetto. Allora,
Sono tre posti, partiamo da questo. Che tipo, mi tocca sempre corrergli dietro. Se no lo metto in panchina. Ah, è l'allenatore lui, ok, adesso ha senso. Io troppo voglio esplorare lo stadio col drone. Lo voglio fare. Ammesso che mi sia concesso, ovviamente. Visto che è qui, posso chiederle perché non fa battere grandi per secondo? Ha delle ottime statistiche. Ah, ecco un altro che crede ciecamente ai computer. Secondo le cifre, Grandi non è utilizzato al suo meglio. Le cifre? I computer e le loro fesserie? Io mi fido solo del mio istinto. Il che non è sbagliata come cosa. Qui va bene. Aspetta qui. Dov'è, zio? Magari do un'occhiata dal vetro. Ah, ok. Non lo vedo. Cerchiamo di non perdere stelline a sto giro, eh. Andiamo qua vicino. Tanto lo so che poi è quello più a nord. Me lo sento proprio. Ok, mi ha detto che la partita inizia a breve, quindi ciò significa che dobbiamo guidare il più veloce possibile, che è quello che sto facendo, evitando di uccidere tutti quanti, passeggeri compresi. Ok, strade LGBT. Qui va bene. Aspetta qui. Aspetta qui e non scende. Ha detto la stessa cosa di prima. Merda. Qui non c'è. Era ovvio, ragazzi. Tang. E sarà adesso che caleremo a 4 stelle, sicuro. Meno male ci sono le corsie preferenziali. Si risparmia un botto di tempo. Nessuno ci cammina a parte quelli con furgoni. Vroom. I'm a meow. I go vroom. Ma era il meme del gatto che era go vroom, I go vroom. Ma non si arriva più, oh. Ho distrutto una macchina, sorry. Vado a cercarlo. Adesso scende. Two hours later. Ah, hai trovato il giocatore o si è sbarbato? È il giocatore questo. È sempre lì a rompermi le palle. È in giro che la cerca. Dovrebbe sentire come parla di lei, come se fosse suo figlio. Sì. E poi urla sempre, dicendomi che devo darmi una regolata. Andiamo. Forse magari due domande fattele. Chiedo, un suggerimento da persona che non capisce un cazzo di baseball. Che non è fortuna, è bravura, ha talento, è una gran cosa. Il mister non vuole che sprechi il suo potenziale. 4 stelle. A caso, ragazzi. Siamo stati declassati a caso. Ok. Esatto. Ascolti. Speriamo non diventino 3. Ma solo a pochi viene data una possibilità. E a lei è stata data. Non la... Merda! Occhio! Scusa. È che sto tenendo d'occhio le stelline io, altro che... Un tassista, guru. Un tassuru. Si limita al baseball. Qua. La città fa il tifo per voi. Vinceremo, te lo prometto. Non a me, al mister. Sì che ragazzi, 4 inspiegabili stelle sino. Siano, sono state. Che vi devo dire? Saremo a 37. Guerriero della strada siamo. E adesso bisogna diventare re della strada con le missioni che mancano da qua alla fine. Ok ragazzi, alla prossima sarà la 5.3. E siamo alla terza. Andiamo su 6 della quinta parte del secondo video relativo al Driver San Francisco. E andiamo qua ragazzi. Lost in Translation. Ok, me la segno un secondo raga. E con questa ragazzi dovremmo essere praticamente a metà di questo Driver SF. Carichiamo il cliente e andiamo.
Salve. Che lord che è. Come? Ah, parla spagnolo. Aspetti, attivo il traduttore. Italiano, parcheggi. Italiano. Parcheggi? Ok. Ok, 5 stelle abbiamo. Dobbiamo essere rapidi e puliti. Italiano parla questo. Sembra tutto men che italiano. E vai. Io vedo lei. Voglio che hai con un. Oggi io lo con un gamma. E c'è un pack. Come ho i fatti? Ah, ok, italiano. Ho capito cosa intende. Oggi io lo con un gamma. Perché idiota? Mi lasci indovinare. Non qui? Italiano. Giardino. Italiano. Idiota. Vabbè, almeno idiota l'ha tradotto, ha avuto il coraggio di farlo. Proprietà inamovibili. È vero, i parchi sono inamovibili. Italiano è una lingua con cui traduce. Adesso ha senso. Allora è stato scelto un personaggio di una lingua che non è, in cui il gioco non è stato tradotto, perché sennò non avrebbe senso. Allora, caccia al tesoro. Competizione. Italiano. Parco. Competizione. Parco? No, lo stadio. Le piace lo sport? Italiano. Sorry. Italiano. Soldi. Ah, costruire e soldi, eh? Quindi è un palazzinaro. Cosa? Diciamo che non ha scelto il miglior traduttore esistente, ecco, mettiamola così. Un chilometro nella speranza di non perdere la stella. Che tre coglione è quello che ho sentito, onestamente. Vi invito a mandare dietro il video per chiarificare. Comunque c'eravamo qua la missione scorsa, bellissimo. Ecco, 4 stelle, a caso. Niente, adesso cominciamo a collezionare una serie di 4 stelle infinita. Vabbè, dai, almeno non sono 3. Poi diventeranno 3 sicuramente a questo punto. Italiano, parco, fico. Grazie. Io penso che se le fa tutte comunque a 50 stelle ci arrivi, anche perché siamo già a 41. Ciao. Ne mancano 9. Buona. Voglio dedicare questo pezzo a mio figlio per il suo compleanno. Ok ragazzi, ci vediamo alla quarta su 6. Siamo a metà del secondo episodio e siamo soprattutto a metà del tutto. E questo driver SF. E signori, eccoci qua alla quarta missione di questo quinto appuntamento di Watch Dogs 2. E allora andiamo con tirare a campare. Anzi, no. Non me l'hanno tolta. Che stronzi. Che stronzi. Me l'hanno tolta. Io che mi sono fatto il viaggio fin qua. Dai, che merde. E allora ragazzi, non so, facciamo tirare a campare. Sono 5 km di distanza. Un casino che mi devo fare. Che palle però. Così è bruttissimo.
Vabbè ragazzi, io non voglio sottrarvi altro tempo, anche perché vedete che la strada da fare non è indifferente. E ci vediamo là. Che vi devo dire? Ok, dopo 661 anni siamo arrivati finalmente. E quindi possiamo prendere questo cliente, dai. Questo veicolo non va bene. Ma affanculo, vabbè, prendiamo questo. Più carino. Ah, questo sì, perché è lento, così mi dai una stella meno. Capito, il furfante. Lo vedi sul computer dove voglio andare? Sì, ho le informazioni. Ok, perfetto. E allora andiamo. Beh, di sicuro in questa macchina la musica è migliore. Come dicevano le indicazioni, l'auto è tua. C'è da pedalare e basta. Sì e no. E l'app sul telefono funziona bene? C'è il lavoro, sì. Vorrebbe fare l'autista? Forse sì. E quegli altri là fuori? I tassisti. Oh, però si guida benissimo, eh. Non credo, no. Non capiscono che succede. Troppo innovativa. Sì, è più una corsa condivisa che un servizio taxi vero e proprio. Ce l'hai una famiglia? Io ce l'ho. 4 figli. Bene. Buon per lei. Tu? Non glielo chiede. Fantastico. Perché i tassisti devono pagare registrazione e licenze e tu no? Senta, io non posso farci niente. No? È solo il tuo lavoro? Sì. Rispondo io per lui. Alcuni di noi si fanno un gran culo. Siamo in molti a farlo, no? E troppi invece pensano solo a se stessi. Non pensano agli altri. Sono tempi difficili. Ora puoi pagarmi qualcosa. Cosa? Da con... battere. Ehi, calma! Wow, ehi! Sfuggi a tua imboscata, sono un coglione. Una stella. Una stella. Era un'imboscata, ragazzi, vabbè. Non ho minimamente capito. E mi sa che adesso le stelle non le recupero più. Io che c'ho un tempo di reazione che è veramente biblico. Mi girare qua. Vabbè, scappare da loro non è difficile. Mi chiama i rinforzi, ma tanto non sono mai scappato in vita mia dalle bande criminali. Visserua, per esempio. Missione completata, ma per modo di dire, ragazzi, per modo di dire. Malissimo. Mi sa che non me le dà 5 stelle. No, non me le dà. No, proprio no. A parte le stelle dovrebbe dartele lui. L'unico modo per dartele è ammazzarlo. Però vabbè ragazzi, abbiamo fatto esperienza. Signori, andiamo avanti. Siamo alla 5.5, la quinta missione di questa quinta parte di Watch Dogs 2 Driver San Francisco, un playmaker nei guai. Andiamo, raccattiamo il cliente. Letteralmente 7 metri più avanti. No, non voglio niente da te, tranquillo. Che vuol dire che non vado in ritiro? Ehi, autista, lo sai dove devi andare? Sì, lo so. Anch'io lo so. Ma non hanno prove. Era solo un pacco. Non c'è niente che possa collegarlo a me. Cosa? Ok, c'è da andare più veloce possibile, via. L'autista è a posto. A posto? Sì, sì, certo. Non posso mancare alle prossime partite, Stan. Sei il mio manager. Non puoi far niente. L'ho fatto per essere in forma per i playoff. E lo sai. Playmaker è qualcuno che pratica uno sport. Credo che sia ancora riferito al baseball. Ci sta. No. No, non è possibile. Sotto indagine. Comunque ho capito che a tratti è impossibile prendere le 5 stelle. No.
Stai. Cioè, cercare di fare il meglio possibile è buona. Tipo quello di prima era impossibile. È incinta. Stava soffrendo. Ok. Scusa, ma siamo arrivati. Cosa? Giusto. Grazie. Auguri. Già così? Cinque stelle, grazie. Siamo tornati alle 5 stelle finalmente. Siamo a 47. Dai ragazzi, io confido nel fatto che ci arriviamo puliti a 50. Bene, così allora andiamo verso l'ultima, che vi devo dire. E signori, chiudiamo apposta qua questo quinto appuntamento con Watch Dogs 2. È la sesta missione di questa, la Groove Street. Cazzo, Groove Street uguale. La puttana, una copia hanno fatto. Vabbè, comunque, rivincita. Quelle merde mi hanno rubato l'auto. Fondamentale saper pedinare. Ok. Buonasera. Mi hanno rubato la macchina. Cristo, mi dispiace. Ho una mezza. A me no. Dove cercarla? Mi aiuti? Certo, ma perché non chiama la polizia? Diciamo che non sono del tutto pulito, ecco. Credo si stia vendicando. Questa è la zona più malfamata della città. Si vede palesemente. È capibile. Va bene, vediamo se la trovi qui. Mi ha scritto che il posto è questo. Bene, allora? Ma che cazzo? Aveva detto... Gli scrivo di nuovo. Ok, dice che ha un'altra idea. Non risponde molto velocemente il tizio, eh? Per la DSF, come te. Lo sai quanto sono incazzati con noi, i tassisti di questa città? Sì, ho presente. Scusa. Si è appena mangiato la pasta al pesto e mi sta facendo effetto. C'ho tutto l'olio in gola, sorry. Ok, dovremmo esserci. Non è che mi tenete l'imboscata anche qui, eh? Non mi piace per niente. È strano, il mio amico era sicuro che fosse qui. Da dove prende le informazioni? Dice che conosce uno. Ok. Proviamo un altro posto. Ma come? Dai. Mi hanno fatto andare in un posto isolato e mi hanno pestato. Stronzi. Non potevo certo... Stronzi. Con un amico sono andato a cercare una delle loro auto. L'abbiamo ammaccata un po'. Niente di che. Non abbiamo fatto male a nessuno. Ma a me hanno rotto le costole. La prima volta che noto ste torri, onestamente. Davvero, giuro, è la prima volta. Comunque qua, sulla destra, ha trovato una macchina? No. Sì, il posto è questo. Ok, aspetti, qualcosa non mi quadra. No, a posto, quella è la mia auto. Speriamo che sia intera. Aspetti un attimo. Fermati accanto. Nel caso salti fuori qualcuno. Porca troia! Cristo! L'hanno fatta esplodere! Cosa? Vabbè, c'è l'assicurazione. Altrimenti la polizia ci prende. E poi questa. Se viene la polizia, scappiamo. Vai! Sto andando! Prima di subito. Che cazzo di storia! Non si fa esplodere l'auto. Cazzarola. Te lo giuro. Non... Ok, abbiamo deviati. Faccio quello che posso! Che stronzi, però. Che non vorrei scendere a 4 stelle. Mani in alto, ben in vista.
Il problema è che mi sono fognato adesso, no? Attenzione, una domanda è stata in... Buono. Il vicolo ha funzionato. Ah, sono nella merda adesso. Quello stronzo deve essere qui in zona. Scomparso? Bene così. Ora siamo al sicuro. Puoi lasciarmi qui. Qui. Letteralmente 2 chilometri, però ok. Oh, mi devi dare 5 stelle, Sorry. Devi saper pedinare, c'era scritto, ma alla fine che cazzo di pedinamento voleva? Treste. Sei stronzo. Ma sei stronzo. Da 5 a 3. Senti, percorriamo sto chilometro prima possibile, ciao. Sicuramente scenderà a 2. Beh, ma sei una merda però. Sei una merda, merda, merda. Meno male c'è una macchina relativamente veloce. Il problema è che abbiamo 47 stelline. Nel caso dovessimo calare a 2, andiamo a 49. Poi sicuramente avremo modo di superare le 50 lo stesso. Però vorrei farlo adesso, sinceramente, di raggiungere le 50. Ok, dai, non mi puoi calare adesso. Non mi puoi calare adesso. Non mi puoi calare adesso. Non puoi, non puoi, non puoi, non puoi, non puoi calarmi adesso. Ok, vabbè. Sto calo non... Ah, 4 stelle avrei capito, ma così, boh. Vabbè, siamo a 50 stelle. Re della strada l'abbiamo ottenuto. Più 6 punti ricerca. Non è male. E quindi, ragazzi, noi chiudiamo qua la quinta parte di Watch Dogs, consapevole che mancano ancora 6 missioni da fare e che le faremo a breve. Ragazzi, grazie, alla prossima, ci vediamo per la parte 6.